Castello Fiabesco. Ciao, Federica, io sono il tuo primo cliente. Roberto, che meraviglia! Adesso ti faccio vedere che cosa possiamo fare. Posso proporti un manicure? Il manicure veramente. Che ne diresti di ridurti a zero? Adesso è molto di moda. Rasarmi a zero? Ma sei matta, io non voglio rasarmi a zero. Possiamo correggere quelle sopracciglia così folte? Vieni qui, caro, non ho bisogno, mi piacciono le mie sopracciglia. E va bene, allora magari una maschera idratante per il viso? Federica, io sono venuto semplicemente per farmi la barba. Semplicemente per farti la barba? Certo, che cos'altro dovrei farmi? Io sono già bello così. Come? Ho aperto un intero salone di bellezza e tu sei venuto solo per farti la barba? Federica, ciao, insomma, non piangere, dai, non è grave. Va bene, Ken si fa soltanto la barba e io però mi posso fare un manicure. Un manicure? Sì, evviva, che bello! Quale colore preferisci? Ah, questo. Si abbina alla maglietta. Oh, grazie, asciugo le dita. Oh, wow, guarda che belle unghie. Federica, ma che stai facendo? Roberto si è addormentato. Magari è proprio il momento giusto per fargli qualche altra cosa oltre alla barba. Federica, senza il suo consenso non bisogna fargli niente. E poi non ce n'è bisogno, specialmente perché stanno arrivando delle clienti. Ciao Federica, cara, mi potresti mettere del rossetto, per favore? Oh, ma certo, cara, con piacere! Oh, cara, ma è proprio quello che ci voleva! Oh, Giorgia, ti sta proprio bene! Federica, hai del talento! Ti va di tagliarmi la frangetta? Oh, Renata, cara, tu sì che sei una cliente che dà soddisfazioni. Oh, tesoro, ma sei proprio brava a tagliare i capelli. Arrivederci. Tornate a trovarmi. Ci siamo dimenticate di Roberto. Forse è il caso che lo svegli, così gli facciamo la barba. Roberto, svegliati! Ti devo fare la barba! Cosa? La barba? Sono la barba però, eh? Sì, vieni cara, aiutami a fargli la barba! Va bene! Roberto, non ti muovere! Dall'altro lato? Wow!
Oh, così è tutta un'altra cosa. Grazie. Grazie mille, Federica, di avermi fatto solo la barba. Ciao. E mi raccomando, torna a trovarmi se cambi idea sul manicure. Ciao, Roberto. Mi raccomando, vieni a trovare Federica nel suo salone di bellezza. È bravissima. Ciao. Castello Fiabesco. Dov'è lo shampoo? Oh, eccolo qua. Me ne metto un pochettino. Trattengo il fiato e... Oh, ecco fatto. Eh? Ma che cos'è? Oh! Cos'è successo ai miei capelli? Ma non era shampoo! Forse era una cosa di Federica! Che bella passeggiata abbiamo fatto oggi! Sì, sono un po' stanca! Anche io! Ken, sono tornata! Ken, dove sei? Dove potrà mai essere? Oh no! Mi sa che sta nel bagno! Deve essergli successo qualcosa! Ken, sto arrivando! Ma dove le prendi tutte queste cose strane? Guarda i miei capelli! Sì, vieni presto, vieni a vedere che cosa è successo! Ken, che cosa hai fatto ai capelli? Però alla fine dei conti ti stanno bene! Grazie, ma non è divertente! Ho capito! Ti sei lavato i capelli con lo shampoo colorante! Fammi vedere! Beh, dovremmo dividere le cose tue da quelle di Ken. Sì, hai proprio ragione. Su, dai. Allora, questi sono miei. Anche questo è mio. Questo è di Ken. E questi anche sono miei. E immagino che anche questi sono tuoi. Ecco fatto. Cioè, Ken ha soltanto uno shampoo e uno spazzolino da denti, mentre tu hai tutta questa roba? Ma no, solamente le cose indispensabili! Ragazze, come dovrei fare a far tornare i miei capelli come prima? Ken, scusaci tanto, adesso ci inventiamo qualcosa! Forse puoi semplicemente lavarti di nuovo i capelli, ma con il tuo shampoo. Ne mettiamo un po' sulla mano... che buon profumo! E va bene, fatti insaponare la testa. Grazie, Sydney. Perché non hai preso questo? È contro la caduta dei capelli! Non prendermi in giro! Ecco fatto, puoi risciacquare. Speriamo che funziona. Allora com'è? Ken, sei tornato come eri prima. Ken, adesso sei tutto bagnato, ti devi asciugare e rivestire. Va bene, Sydney, un attimo. Sydney, che dici? È arrabbiato con me? Ma non ti preoccupare, Federica. Adesso gli facciamo una bella pettinatura e andrà tutto bene. Sono pronto, rimettetemi a posto i capelli. Non ti preoccupare, Ken, siediti qui. Allora, cominciamo? Ecco fatto, Ken! Guardati allo specchio, che cosa te ne pare? Non è male! Mi piace la mia nuova pettinatura! Ti sta molto bene! Ma non sei arrabbiato con me? Ma certo che no, Federica! Tutto è bene quel che finisce bene. Però noi nel frattempo dobbiamo mettere in ordine. Ciao!